Signore e signori, appassionati e appassionati di musica, di ascolto musicale, buongiorno a tutti, siamo nello showroom di Consound a Brescia, via La Marmora 239. Oggi parliamo brevemente di uno streamer di rete, di fascia tutto sommato economica, conosco pochi modelli che costano di meno. È un prodotto che in questo periodo sta avendo un certo successo di tipo commerciale della ditta IFI. Questo qui è il modello ZenStream, che è uno streamer puro, che costa di listino attorno ai 400 euro. E comincerei dalla parte, diciamo, pratica, la confezione è questa, la documentazione fornita non è particolarmente ricca, a parte garanzie, foglini, cose da scannerizzare, il manuale d'uso si riduce a questi due cartoncini che non sono proprio chiarissimi, specialmente se uno ha le prime armi. Nella confezione c'è un'altra scatola che contiene l'alimentatore, che è esterno, che a me non piace, ma una macchina così piccola direi che è inevitabile, un cavo di rete cortissimo, dall'apparenza piuttosto bella, l'antenna per il wifi e un cacciavitino che serve per selezionare diverse modalità di funzionamento attraverso questa vite. In realtà per l'uso normale basta lasciarla sulla posizione 1, sulla posizione 1 si può fare tutto quello che si vuole. Questa macchina non è proprio di utilizzo immediato, bisogna farci la mano. Allora c'è il pulsante di accensione e due indicatori luminosi, questo si accende quando aggancia la rete e questo si accende quando viene ricevuto un file e a seconda del colore di cui si accende segnala la risoluzione del file. Questa macchina gestisce tranquillamente file PCM fino a 32.384 e anche file DSD fino a 256, quindi da questo punto di vista è abbastanza versatile. Sul retro, va bene, l'ingresso per l'alimentatore, l'ingresso per il cavo di rete e l'antenna per la wireless. Le uscite sono USB e coassiale. E vabbè, poi qui c'è un'altra presa per l'aggiornamento del software. Questa macchina viene gestita da un suo software proprietario, che è gratuito, e che nella versione che ho potuto utilizzare io, sinceramente, richiede aggiustamenti per vari motivi, su cui non sto a dilungarmi, però può essere pilotata da qualunque altro software che gestisce streamer di rete come MConnect e con quelli funziona bene, non ci sono grosse difficoltà. Noi l'abbiamo sempre provata utilizzando un cavo di rete, quindi non ho provato il wireless. Questa è una macchina che, fra le altre cose, oltre a gestire tutti i provider di musica normali, è anche abilitata per Rune, che come sapete è diciamo il gestore di software di rete più completo in circolazione, anche se ovviamente è a pagamento. Quindi dal punto di vista dei modi di utilizzo è abbastanza versatile. Il suono che fornisce è assolutamente all'altezza del suo prezzo, se no non staremmo qua a parlarne. È un suono che io definirei abbastanza denso, con una bella immagine che non lascia a desiderare, diciamo, se non quando la si confronta con streamer di categorie nettamente superiori. Bisogna andare, diciamo, a più di 1000 euro per avere un suono in cui si distinguono delle differenze, e le differenze sono nell'articolazione, nella precisione dei contorni. Per avere un suono distintamente superiore a quello che si riesce a ottenere con questa macchina, diciamo che bisogna partire dai 1000 euro. E io conosco forse solo un paio di streamer che costano meno di questa, un Triangle, forse un Project. L'abbiamo ascoltato in confronto con uno streamer da più di 1000 euro, la differenza si sente, però devo dire che dal punto di vista del suono questa è una macchina
che dà molta soddisfazione per il prezzo che costa e che quindi consigliamo di ascoltare se il budget a disposizione è di questo tipo. È un po', diciamo, ostica dal punto di vista pratico, un po' per la mancanza di documentazione che non si trova neanche in rete, un po' per, diciamo, la povertà della dotazione che, diciamo, è obbligata dalle dimensioni che hanno scelto. Questa è la confezione, è tutto piccolo, però devo dire che suona bene in proporzione alla fascia di prezzo. Consiglio di ascoltarla, appunto, se questo è il budget. Direi possiamo concludere. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguire i video che pubblicheremo nelle prossime settimane, vi invito a visitare lo showroom di ConSound dietro prenotazione telefonica. Grazie ancora a tutti, arrivederci.